Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Dying Light. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata di questa nuova serie. Allora, vi anticipo già che questa serie, diciamo che andrà in contemporanea di un'altra serie, sempre diciamo ambientata degli zombie, quando ovviamente uscirà. Non faccio spoiler, ma chi capisce capisce. Allora, questo gioco io l'ho già giocato molto tempo fa. La prima volta che ho provato a giocarlo è stato nel 2019. Mi sono fermato a metà del gioco in pratica, quindi non me la sono neanche cavata male, ma non mi ricordo nulla. Probabilmente per qualcuno anche quelle statistiche là vorranno dire anche poco, ma da qui a oggi ho imparato qualche nuovo trucchetto per upgradarmi, diciamo, i livelli molto prima. E non solo questo, ho nel tempo, con i vari sconti che mettevano, comprato anche qualche pacchetto DLC. Abbiamo Dieselpunk, Van Crane, El Raid, che questo è un po' quello che mi ha fatto ritornare la curiosità per questo titolo e sono veramente curioso di provarlo. Ox Warrior, Astronaut, Snow Ops. Poi vabbè, anche altri pacchetti gratuiti, tipo questo qua della collaborazione con Rust, quella con Left 4 Dead, che ce ne sono due addirittura. Questa che molti consigliano di avere perché dicono che le armi sono veramente buone, la Volkog Combat Armor. Unturned, poi, dio mio, Unturned io lo giocai quando era ancora in accesso anticipato al tempo e era particolare a modo suo. Questo pure che era gratuito e vabbè, c'è uno spadone, a me gli spadoni piacciono. Devo essere sincero, tutti i pacchetti che ho comprato sono quelli che più mi interessavano, diciamo che di minore importanza ma comunque un minimo interesse, tipo questo qua del padrino o il Retrowave, sono di mio interesse ma non erano fondamentali quando ho preso gli altri, quindi se mai li metteranno in sconto ci farò un pensiero. Basta guardare i DLC. Iniziamo una nuova campagna. Ovviamente giocheremo in normale perché io non mi ricordo nulla del gioco, della storia. Anche se so che in incubo si ottiene tanti punti esperienza. Infatti è uno dei metodi, diciamo, per ottenere più punti esperienza possibili durante il gioco. Anche se non capisco quale sia la differenza fra questi due. Forza Crane, presentati. HUD attivato. Inizio del briefing. Omicidio da Rani. Informazioni sul caso. Kadir Suleiman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan. E ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE. Con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni, e chissà cosa caso, c'è dentro quel file. Lancio tra 10 secondi. Il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni, situazione attuale. Suleiman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto, con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. In risposta stiamo disturbando le comunicazioni della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Eccoci che arriviamo piano piano. Oh, comunque soldati scelti, eh. Proprio bel atterraggio del cazzo. Fattelo dire. Bel atterraggio, frate. Non era un lancio normale. Rompetegli le gambe. Portatelo da Raiss. State indietro, tutti quanti. Fermo. I rumori forti li attirano. Aia, che male. Indietro! Ritiriamoci! Ed eccolo qua, un bel morsetto!
Subito, appena arrivati. Forza, dobbiamo muoverci. Il doppiatore di Vegeta. Portiamolo via dalla strada. Devo risentirlo, ma sono abbastanza sicuro. Aprite la porta! Oh no, Amir! Sono abbastanza sicuro che era già il Luca Iacono. Torre, qui Jade. Preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un morso sul braccio. Oh merda, Amir è ferito. No, Amir è morto. No, Amir sta benissimo. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri. Forse. Non lo so. Povero Amir. Allora, io voglio solo aggiungere una cosa intanto che si sta caricando il gioco. Io non sono tipo da giochi horror. Mi sto veramente sforzando tantissimo con questo titolo perché già lo conosco bene o male. I giochi di zombie comunque mi piacciono, ma sono un cagasotto a volte sotto queste cose. Però mi sforzo per questi tipi di giochi. Dead Island poi, il primo, l'ho adorato, quindi non ho mai avuto timore di quello. Quindi non dovrei averlo neanche di questo, in teoria. L'ha fatto di nuovo! E se fosse uno zombie? Bella situazione, Fratem. Sei un soldato scelto, eh. La migliore delle scelte che potevano fare. Hai ricevuto un nuovo completo. Vai al nascondiglio per usarlo. Ok, questo non è il mio nascondiglio, immagino, vero? Ehi là? Sono vivo, tranquilli, non sono uno zombie. Dormi per 3 giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 30. Oh, Fratem, non è colpa mia. Vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Grazie. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. Grazie della simpatia, ma penso che non ci sia spazio qui per questo tipo di simpatia, vero? È il tuo numero. Sì? Tu invece? Hai detto? Il tuo numero. Sei la 31esima persona che ha contratto l'infezione. Io sono la 18esima. Qui si conta tutto. Una dose di antizim in meno, un contagiato in più. Beh, quello è vero. Beh, mi spiace. Non è stata colpa mia. In realtà sì, però, perché... Restano solo 7 rami. Beh, vorrà dire che dovrò prendere il suo posto, no? Sta zitto. Sta zitto un corno. Ora lo prenderà lui, l'antizim di Amir. Beh, e quindi? Hai qualcosa da ridire? Ehi, dov'è la stanza 190? Di sopra. Grazie. Almeno lui parla. Non fa la canaglia come te che parla alle spalle. Capito? Stronzo. Stiamo morendo tutti, uno dopo l'altro. Morirò anch'io, tranquillo. Tra l'altro, vorrei solo aggiungere una cosa. Io del 2 non so assolutamente nulla. Ma se il file che dobbiamo cercare contiene o conteneva la cura, vuol dire che o la cura non è mai arrivata, perché io non sono arrivato alla fine del gioco, quindi non so assolutamente nulla, o la cura non ha funzionato per nulla, o terza opzione, l'infezione si è espansa talmente bene che non hanno fatto in tempo ad usarla. Ciao. Ehi là? Bello, micetto! Cioè, sì, sono foto vere, ma mi chiedo di chi siano. Ehi là, sto cercando il capo. Sei tu il capo qui? Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio, ricordi qualcosa, sai dove ti trovi. Credo ad Arran che sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Ottimo per voi, no? Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali, salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza.
Bravo, se non fosse per lei ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antisene no. Ha perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua rata. La videocamera. Sì, posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Beh, ne dubito. Di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Grazie. Se prendi l'antisin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Non sono capricci, sono robe utili che ci servono. Questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, ti sbagli. Non sono uno scansafatica, io... Sono un soldato. Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. 13° piano? Vado a controllare allora. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Raim. Il boss è Brecken. Beh, Raim, grazie di averci insultati neanche appena arrivati qui. Non sono uno scansafatiche. È tutto quello che avevi da dire tu. Allora, dobbiamo salire al 13° piano, giusto? Questo è il 19. Quindi dobbiamo scendere allora. Ehi, bel vestito che hai. Dove Ciao. Credi di andare? Al 13° piano. Cercare delle cose per Raim. Al 13°? Cazzo, non sarà una passeggiata. Ma qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Eh già. Posso salire allora? Bell'ascensore, mi ricorda quello di mia zia. Wow. Quanta gente è morta qui. Vista quante mosche ci sono, io ti dico, anche fin troppe. Oh no, un passeggino vuoto. Mannaggia. Devono aver rubato le ruote alla mia bicicletta oggi. Ehi là, Crane. Mi sentite? Sono 3 giorni che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? Avevo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto. Perché hai cambiato il filtro in azzurro ora? Posso confermare la sua identità, sto provando a inserirmi. Ricevuto, non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. Dai, vai tranquilla. C'è dell'altro, sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizin al Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Che cavolo? Arrivo, fammi prendere questo tubo. Come si combatte? Non mi ricordo. Con L3 per scattare, R2 colpisci. E ovviamente in questo gioco c'è la stamina. L1 per sferrare un calcio. R1 salti. Sono comandi un po' strani effettivamente rispetto a tanti altri giochi, però è questione di abitudine. Mi sono tagliato mentre cercavo di allontanarlo. Oddio, l'hai ucciso, non è vero? Maledizione! Will, sì. Quello era mio fratello. Era, mi spiace. Non volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Tranquillo, va tutto bene. Adesso cerco aiuto. Mi spiace. Ahim, sono Crane. Mi trovo al 13° piano. Ascolta, il tuo amico è rimasto gravemente ferito mentre sfuggiva a uno zombie. Merda, 31, sei andato a cercare Mark. Ma com'è la situazione laggiù? Una merda. Sto tranquillo ora. Va bene, non muoverti. Faccio scendere Lena. Ehi, fratem, hai bisogno d'aiuto? Non muoverti. Lena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze. E un po' di alcol. Va bene, capo. Per fermare l'emorragia. Ti prego, fai presto. Beh, dovrei essere un soldato, dovrei riuscire a fare qualcosa, no? Cazzo, siamo così inutili? Allora, kit di pronto soccorso. Benissimo, dobbiamo trovare una garza. Beh, certo non è una garza questa. Che dire, la vista non è niente male. Ehi là, c'è qualcuno qua dentro? Nastro adesivo, che fa sempre comodo. Oh, ma guarda, una cassetta di pronto soccorso. Beh, questa sicuramente ci è utile. Ehi? Beh, strano che non ci siano altri zombie in giro, però. Da un certo punto di vista è tanto meglio per noi. Altro nastro adesivo. Qui è chiuso. Qui dovrei forse riuscire ad aprirla con un calcio? No? Strano. Dunque.
O sei qua dentro o sei dentro al frigo. Abbiamo trovato The Room. Fantastico. Bene, me lo spaccheremo volentieri. Questo è tutto ciò che ha chiesto Mark. Vediamo se funziona. Vai tranquillo. Altro che funziona. Kit di pronto soccorso, un alcol e una garza. Fatto. Ehi, ecco a te. Ti aiuto io, tranquillo. Farà male, brucerà, sappilo. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando. Lui. Vediamo un po'. Garza e alcol, eh? Primitivo. Grazie. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Grazie, Elena. Ehi, hai visto? Siamo stati utili oggi. Ehi, 31, niente male per un principiante. Forse ti avevo sottovalutato. Lascia perdere, non è importante. Voglio solo restituirvi il favore. Eh beh. Va bene, vieni da me. E tieni conto che questa cosa del restituire il favore sicuro ci si ritorce contro, nel senso... passeremo molto più tempo ad aiutare loro che a pensare alla missione. Finisce sempre così, queste cose. Finiscono sempre maledettamente così.